quando arrivai qui nel 2003, marzo 2003, praticamente mi fu detto che dovevo qualificare il saldo. E mi fu anche detto di venire qui a dare un'occhiata che in pochi mesi avremmo potuto risolvere il problema. Io naturalmente ci credetti e di dragaggi o altre cose ne capivo per poco. Cercai di arrivare qua e cercai di capire come stavano le cose. Primo obiettivo che io mi prefissi era quello di fare un'opera di convincimento nei confronti della popolazione, perché c'erano delle idee abbastanza sbagliate sia da parte della popolazione sia da parte di chi doveva affrontare il problema. Capii che il problema ambientale era complesso, aveva varie sfaccettature che dovevano essere affrontate nel loro complesso se si voleva risolvere effettivamente il problema. Quindi, come ho detto, la prima cosa che feci è cercare di sensibilizzare la popolazione. Quale via scelsi? Quella di andare a parlare nelle scuole, nei vari comitati, ovunque fosse stato possibile. E specialmente ai ragazzi dicevo di dire ai genitori di non buttare rifiuti o altro nel sacco. Tra l'altro, siccome mi fu detto da Zitapone e Gatti che ad agosto arrivava un fiume di pomodori a campi, con ovviamente lo scandalo della gente che ci andava, misi uno spiegatore alla voce del sacco. E inizialmente ci via sacchi di rifiuto, prova di ogni modo. Con questa opera di moralizzazione e di convincimento nei confronti dei ragazzi, degli enti, dei circoli, eccetera, cominciare a vedere che allo strigliatore ci arrivava meno quantità di rifiuti e di altre cose rispetto al precedente. E per quanto riguarda i pomodori, fu facile bloccarli tutti e evitare il fiume di pomodori che arrivava a casa. I problemi da affrontare erano parecchi e posso dare un'indicazione dei principali. Mi fu detto che c'erano delle vasche polvoriche piene di sedimi che d'inverno, quando pioveva, riversavano sui paesi sedimi e acqua. Mi fu detto che le aziende conserviere non operavano secondo norma e consumavano un grosso quantitativo di acqua. Mi fu detto che le industrie conciarie molte volte erano vicine e arrivavano nella locale di quelli che non voleva arrivare. Quindi i fronti sui quali il commissario ha dovuto lavorare sono molteplici e pian piano ha messo in moto 46 cantieri per una soluzione di 6 depuratori, 4 correttori, 700 chilometri di vetri spognate e 800.000 tonnellate di rifiuti. La prima opera, la prima decisione che dovremmo prendere è quella di vedere se poteva essere eliminato questo è il 4 di 2003-2004 il depuratore di Porto Marino.
che sulla storia di Giorgio Marino secondo gli artisti del lavoro era un qualche cosa che non poteva essere fatto perché c'erano dei riferimenti archeologici di natura speciale e quindi ha tradotto la popolazione di salvare questa situazione di grande pregio fu deciso in pochi mesi, fu presentato il progetto e quindi furono ridimensionati, furono ricicati tutti gli esploratori e tutti i promettori perché da 3 si passava a 4 e tutto quello che entrava in 4 esploratori e 4 promettori doveva entrare in 3 esploratori. Questo fu fatto e a questo punto si potesse partire decisamente in quello che era stato il piano originario del ministro Rossi, ancora qua presente e al quale dobbiamo tutto, se il progetto che abbiamo dedicato a camminare. Forse, se ci fosse stato ancora, avremmo avuto tutti i soldi e avremmo finito il lavoro. Questo è quello che gli dico sempre. Siamo diventati amici, discutiamo su molte cose, abbiamo qualche volta delle visioni parzialmente diverse, ma alla fine del ragionamento arriviamo sempre a una soluzione unica e ritengo abbastanza. A questo punto incominciamo a capire qualcosa sui veleni del Sarno. Cosa erano i veleni del Sarno? Erano tutti i sedimi fognari che andavano a finire nel Sarno ed erano tutti i sedimi delle industrie che andavano a finire nel Sarno. E allora disse al governo, mi ricordo un direttore generale, non dico il nome, che diceva no, non è necessario, eccetera. Gli disse, qua ci manca la benzina. Qual è la benzina? Sono i sedimi delle reti fognari. E se noi non facciamo le reti fognari, è inutile che facciamo i depuratori e i correttori. Nel Sarno ci andrà sempre quello che ci si è andato sempre. Dopo molte battaglie riuscimmo a mettere insieme 160 milioni di euro che dovevano essere dati il 40% dal governo, che dette il 40%, il 30% della regione che dette il 30%, il 30% del lato Gori, che purtroppo è rimasto zoppicato e non ha dato 21 milioni e 900 mila euro circa. Fate bene attenzione, si era partiti che tutti dovevano versare subito i soldi, se non che venne un altro decreto che consentiva al lato Gori di versare i soldi man mano che gli stati di avanzamento andavano avanti. E questo ci ha fregato, perché se non scusate il termine perché se non ci fosse stato il tuo decreto avremmo avuto 1.160 milioni. Per in quel momento chi era più interessato a fare le reti fognari era Rato Gori, perché se non c'era il 70% del governo c'era settore, praticamente l'avremmo dovuto fare ancora. E quindi in più, siccome da buon padre di famiglia dissi che tutto quello che è il bacino del Sarno doveva avere delle reti fognari, chiesi e ottenne dal governo 15 milioni con i quali facevo i progetti e poi realizzammo le reti fognari che erano fuori a Togori, cioè Montoro Superiore, Cava di Tirreni, Sopra, Nocera Superiore, quindi avevo i fondi teoricamente per tutte le 32 reti fognari. Non solo, ma poiché l'esperienza mi aveva indicato che mediamente avevamo il 30% di ripasso,
facemmo i bandi di gara per 160 milioni più il 30%. Infatti avemmo il 31,5 di media di ribassi, per cui se tutto fosse andato bene ci sarebbero avanzati 5 milioni e 100 per eventuali ritocchi finali e per le varie ditte che fanno riserve, che poi qualcosa si deve pagare, molto poco, come poco abbiamo pagato, ma qualche cosa. E tutto, questo è tutto. Quindi ho dato un flash sui lavori da fare. Perché cominciamo nel 2009 la bonifica di Foce Sangro Scafati in Montale Pieve? Perché questa bonifica e questa sistemazione idraulica poteva cominciare soltanto quando le reti fognarie erano finite, perché se no avremmo bonificato e ci saremmo trovati dopo 4 anni a ricominciare da noi. Qualcuno questo purtroppo non l'ha capito. Però chiaramente io sono andato sempre a ripetere, a ripetere, a ripetere, e spero che la massa attualmente lo abbia. Vediamo lo stato delle opere, perché a voi questo vi interessa. Primo, tutte le opere che abbiamo iniziato, reti fognate, depuratori, collettori, hanno tutti i soldi necessari per finire. Cioè, siccome siamo all'80-90% delle opere, il commissario Iucci ha lasciato in Banca d'Italia 150 milioni di euro per finire le opere, e conteggiando opera per opera tutto deve essere finito con un avanzo di qualche milione di euro. Perché avanzo? Perché capita sempre qualche cosa, ci sta il sindaco di Pompei che mi ha messo in croce la strada all'acqua, e ogni sindaco ha ragione, perché poi chi combatte con i cittadini sono i sindaci, e sono loro per purtroppo. C'è qui il sindaco di Scarati che lo vedo vestito a lungo, perché l'unico che è rimasto fregato è stato lui, perché avendo fatto il vincitore della gara di Scafati contro il Consiglio di Stato, è stato per un e quindi, siccome i suoi amici dell'altro non hanno dato i soldi, la rete fognaria purtroppo. E io mi infanterò fin quando campo perché questi soldi siano dati, perché Scafati è la città martire più ancora di Pompei. E lo dico a gran voce perché così è una situazione ambientale veramente disastrosa, vergognosa. Io oggi ho saputo che c'è un allungamento del bottano per la questione dell'amianto, non so, 0,00, quindi hanno dovuto fare un quesito al Ministero, ho immediatamente telefonato, anche se non c'entro più niente, perché mi sembra un delitto senza castigo fermare le cose. Non è possibile, meglio rischiare un minimo piuttosto che non avere niente. Questo è follia. Parliamo di impianto di depurazione. L'impianto di depurazione di Rocera è finito. L'impianto di depurazione di Solofra è stato praticamente rifatto completamente. L'impianto di Mercato San Severino non è stato rifatto perché non era in condizione di rottura di tutto, però è stato risistemato. L'impianto di depurazione di Agri è stato finito. L'impianto di depurazione di Scafati è stato finito. L'impianto di depurazione di Foce Sarno, la prima fase è finita, ora hanno cominciato la seconda fase, che dovrebbe finire, perché io parlo sempre di dovrebbe, perché qua solo Dio può dire, nel 2012, anzi finiva a gennaio del 2013, ho spostato in un mese facendo anticipare una certa cosa che era sbloccare, che la magistratura aveva bloccato
l'area dove si dovrò fare il lavoro, sono andato, ho pregato, perché poi quando si tratta di questo prego tutti, perché non mi vergogno di andare a sollecitare, perché sollecito Roma e vengo per i cittadini. Anche perché io ho fatto 8 anni commissario qua e non ho voluto un euro, quindi io perché la massa dei cittadini mi hanno aiutato a compreso il mio amico con il quale ho fatto non so quante discussioni, a volte sempre siamo arrivati a una soluzione accettabile, perché non ci sono soluzioni perfette, però ci sono soluzioni che vanno modellate, che vanno migliorate, e ci vuole sempre una comprensione tra le parti, perché la perfezione ce l'ha solo Dio per chi è cattolico, non ce l'ha nessuno di noi. Nessuno può dire è così e basta. È chiaro il ragionamento. Vi ho parlato dei depuratori, collettori, qui ci sta un po' di dolore. Il quarto è finito, il terzo è finito, il secondo finirà a settembre. Purtroppo il collettore 1, abbiamo mandato via il progettista, il direttore dei lavori, abbiamo mandato via la ditta, finirà però nel 2012. Proprio veramente l'abbiamo ripreso per i capelli. Un braccio, quello che porta Santa Antonia Padre, è finito. Quell'altri due bracci che vanno a Pompei e vanno a Scafati saranno finiti nel 2012. E la ditta, che per fortuna non c'è stato nessun bloccato per tale, sta già cominciando l'esecutivo che dovrà dare in 3 mesi. Io, prima di andare via, pregai il mio successore di far fare l'esecutivo in 2 tempi, in 1 mese un braccio, in modo da cominciare subito a lavorare, perché i lavori si andava subito, non è che si può rimandare studi, non studi, meglio fare un lavoro buono al 90%, ma subito, piuttosto uno al 100%, aspettato 3 anni, perché 3 anni se può pure morire, quindi non hai niente. Quindi questo è lo stato dei collettori. Per quanto riguarda le reti fognarie, le reti fognarie sono praticamente tutte o finite o sono al 80-90%. Finiranno tutte per la fine dell'anno, meno 2 che finiranno nel 2012, Castellammare e Torraluziano. Queste le reti fognarie, perché senza reti fognabile non si fa niente. Io ho mandato delle circolari ai sindaci con le quali dicevo: signori sindaci, attaccate subito le singole utenze, sia dei cittadini sia industriali, perché se non fate questo, uno, non riscuotete, ammesso che ne pagano la bolletta, 2, non ci dà la benzina per il correttore e per il settore. Quindi questo è il messaggio che do ai sindaci, perché a questo punto loro sono i dominus della situazione. Io, per conto mio, avevo scritto che se non lo facevano dovevano essere commissariati. Poi direte, il soldo in generale, ma no, il soldo in generale. Io sono compressore per tutti, però a un certo punto le cose mi chiedono di mandare allo spirito. Non si può mandare allo spirito se si vuole trovare. Vi ho detto quello di Bocesano, qua ci abbiamo presente la collaudatrice della vasca di sedimentazione più grande di Europa, che è stata fatta a Bocesano, dove è stata anche quella che mi ha risolto il problema del collettore 1, ma la mia vita di lavoro si può fare. Ora purtroppo non è più a strano, è diventato importante, importante a parte, ma comunque sempre affezionata, e oggi che ho chiesto di venire qua, anche perché lei è stata una delle 5 persone che mi hanno aiutato per il problema dello studio di e di farò di voglio parlare, perché io vi dico
che il problema dei rifiuti può essere risolto con poca spesa e poco tempo. E se non si fa, è responsabile tutta la comunità campana. Ed è una vergogna. Purtroppo, sanno ma che cosa se non sapevano, ma andata a mandare. Io ho dovuto dare disposizione, perdendo dei soldi della comunità, di dragare due volte, tre volte, il Marna, perché ci sono le vasche sopra che buttano i sedili e quindi noi dragiamo e entra il Marna si riempie la roba. In più non c'era la rete fognata e quindi si riempiva di più. Adesso si riempie un po' di meno, quando arriveranno all'incrocio Salmo Marta dovranno fare una terza mandata e spero che sia. E qui abbiamo portato via decine e decine di migliaia. La stessa cosa abbiamo fatto con la Cavaiola e la stessa cosa stiamo facendo ora per portarlo via e poi ci saranno scappati. Tra l'altro aprendo la voce del Sarno da 36 metri cubi al secondo a 130 metri cubi al secondo. Oggi purtroppo il RUP di questo lavoro mi è venuto a dire che ci sono delle difficoltà perché ci sono 0,0000% di amianto e quindi un quesito al Ministero per fortuna c'era il senatore Ronchi che gli ha dato anche alcune altre indicazioni per chiarire al Ministero quello che può essere fatto, perché non è che, ma qualcuno mi dice, ma quelli risponderanno a settembre ottobre. Signori, qui c'è l'onorevole Vaccaro e altri, devono rispondere subito, perché in questi due mesi si deve lavorare, non si deve arrivare a livello. È chiaro? Queste sono responsabilità politiche. Adesso, altra cosa che raccomando, qua ci sono i parlamentari, esponenti. Io volevo fare le maschere polmoniche. Cosa avevo chiesto? Per fare le maschere polmoniche bisogna finire prima il progetto della legge fognaria, sempre studiato, bisogna fare il sito, bisogna finire il collettore, perché nella vasca Chiarillo ci sono 80.000 metri cubi di sedimi e 150.000 metri cubi di acqua pulita. Questa acqua deve essere portata ad anni tramite collettore, quindi deve finire il collettore numero 1. Deve finire la rete fognaria, poi si deve fare questa togliere tutta sangue. Signori, io mi reputo, come dico sempre, un buon padre di famiglia. Per sei mesi il sito era vuoto perché i sedimi non ce li potevano mettere avanti. Allora avevo detto intanto mettiamoci un po' di sedimi di processato di cavallo. Altri dicevano, sono venuto fuori con i dati e mi hanno detto, guardate, i bambini si ammalano del polmone. Io che posso dire? Voglio avere sulla coscienza io di ammalare i bambini? No, perché alla mia età non voglio ammalare i bambini. Allora, prima volevo fare un comitato di super partes per definire, controllare, eccetera. Non lo vogliono fare perché nessuno vuole responsabilità, ho dovuto scrivere al Ministero e dice facciamo una commissione. Ma convincete, è un peccato di Dio non pulire quelle vasche. Ci sono i soldi, ci sono i progetti, collaboriamo tutti, perché se c'è da migliorare un progetto, se c'è da fare qualche altra cosa, si faccia, ma si deve fare, non si può rimandare. Adesso voglio concludere un po'. Cosa, perché qualcuno mi ha chiesto, ma per finire tutto, quanti soldi, è inutile che ne parlo dei bruciali, eccetera, ormai la questione risolta, lì si spendeva 500.000 euro al mese di perdita, ora non si spende.
non si dovrebbe perdere più, è inutile che vi parlo dei conservieri che risparmiamo 1.500.000 metri cubi di acqua dalle acque delle falde all'anno, perché è stato tutto una via crucis questi 8 anni. Io da 15 giorni comincio a dormire la notte, sempre mi alzavo appunto nel giorno, appuntivo mazzo. Però ci sarei rimasto, anche a dormirci sopra, se mi avessero dato i soldi per fare tutto. Io non sono fatto per le cose a metà. Ed esigo risposte a quello che chiedo, risposte che non mi sono state date.